Jacopo, scusa se disturbo la tua pausa caffè, ma perché mi piace così tanto questa nuova Audi A1? Bah, Ale, forse perché in 4 metri hai una macchina strabella, strafemminile, stracurata. Ti ricordi la mia vecchia? Quella del 2011? Sì. Un'altra macchina. Qui siamo veramente in modalità epica. È pazzesca, sembrava innovativa e questa invece ha distrutto tutto quello che c'era prima. È diventata un'auto digitale, un'auto potente, un'auto versatile. Ha un bagagliaio immenso, altro che borsa da palestra. Qui ci porti palestra, passeggino, quello che vuoi. Veramente bella, bella, bella. E poi è benzina. Euro 6.2, questa giri sempre. Forse sarà anche questo che ti ha fatto innamorare di quest'auto. Oppure magari potrà essere il consumo. Tu fai pochi chilometri per arrivare da casa qui. Con un piano, secondo me, riesce ad andare avanti un mese. Poi forse anche i colori, questi nuovi colori, questo grigio Kronos, questi cerchi che riprendono molto il colore della carrozzeria, questo pacchetto estetico un pochino più sportivo, anche perché tu sei sportiva, io ti conosco, insomma, sì, anche certo. La tua è sportiva. Quindi anche il bicolore, sai, il tettino che contrasta con la carrozzeria, lo specchietto che è uguale al tettino, quindi insomma, essendo così vezzosa, è anche stilosa, no? Adesso usiamo tutti questi termini così giovanili, anche se... È un'auto veramente che si inquadra per una clientela giovane, dinamica, femminile, ma anche maschile. Sai, forse ti piace perché questa in particolare è veramente molto femminile, ma se tu la equipaggi con un pacchetto sportivo diventa maschilissima, pazzesca, veramente bella, bella, bella. Poi il cambio è 7 rapporti, quindi sei sempre bassa di giri, non devi aver paura di nulla, né dei consumi, né del fatto che l'auto possa essere troppo lenta, perché ha una coppia veramente poderosa. 206 km orari, Alessandro. Anche esagerata, forse. Convincente sei convincente, però ha vinto la macchina.